hanno avuto comunque fattore rilevante per la valorizzazione di questo prodotto. Fatto sta che oggi siamo a livelli di essere conosciuti in tutta come fagiolo di Sarconi, è un pregio per la nostra terra e penso che dobbiamo continuare. Io sono un po' polemico ultimamente perché vedo che questa sagra si sta un po' statizzando su certi livelli. Certi impulsi ci vorrebbero dalla nuova generazione che dovrebbe dare un volto diverso a questa sagra. Noi abbiamo le idee, speriamo che l'anno prossimo di valorizzarla in un modo più sentito e diverso dall'attuale, perché se continuiamo in questo passo è bene dirlo che la sagra sta morendo, ecco, questo voglio dire. Il resto voglio dare un contributo che la popolazione sta dando tutta, è veramente è un momento sentito da tutta dai ragazzini fino agli ottantenni. Grazie della intervista. Un grazie sentito al personaggio storico Salvatore Zambrino. Siamo qui in compagnia del vicepresidente della Proloco Sarconi, Albano Pasquale, nonché vigile del paese di Sarconi. Un'altra memoria storica, possiamo dire, della sagra del fagiolo, nonché del paese di Sarconi. A lui vogliamo chiedere le prospettive e le aspettative di questi due giorni di gala del nostro prodotto principe. In effetti noi quello che ci si aspetta è che il nostro fagiolo, granella, ma non il fagiolo fresco, quello che si è fatto per il passato, abbia finalmente il suo posto nelle nostre tavole, come era anni fa, non solo qui a Sarconi, ma nell'Italia e addirittura fuori dall'Italia. Questo ci si aspetta e speriamo di raggiungere questo obiettivo al più presto, ringraziando i nostri agricoltori chiaramente. Adesso le faccio una domanda inerente al suo lavoro. Cosa è stato predisposto, che piano è stato predisposto per l'afflusso e il deflusso, diciamo corretto, di persone e di automobili nel nostro paese? Bene, il nostro sindaco Massimo Celoro ha fatto sì che la tenenza di Viggiano e tramite la stazione dei carabinieri di Moliterno predisponesse un piano di viabilità scorrevole, a cominciare dalla superstrada, la nostra provinciale 7 e la provinciale Pantani. In effetti il paese rimane chiuso, il centro storico rimane chiuso dall'imbocco del ambulatorio comunale, Madonna del Carmine, quindi sulla provinciale 7 e su via Sant'Antonio, all'altezza di via Pertini. I parcheggi che sono stati predisposti sono il più ampio è nello stadio comunale, poi c'è un altro parcheggio dietro le scuole medie e nella zona PIP. Chiaramente le strade di Sarconi sono tutte un parcheggio perché la massa di persone che arriva, lo sappiamo, lo abbiamo vissuto negli altri anni, è notevole. Ricordiamo che i parcheggi che istituzionalmente sono stati prestabiliti sono anche custoditi, è vero? Sì, ci sono dei giovani sempre facente parte della Sagra del Fagiolo che nell'occasione faranno da estraderanno i veicoli verso il campo sportivo e verso la zona PIP. Ringraziamo il nostro amico Albano Pasquale per la sua gentilezza. Voglio ricordare che tutti i servizi dati dall'organizzazione sono di natura volontaria. Ecco, quindi tutti i ragazzi, i giovani e i signori che vedremo con la maglietta verde dello staff sono dei volontari. Grazie. Signore e signore, buonasera, siamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione unica da Sarconi, dalla Sagra del Fagiolo. Abbiamo il signor Gerardo Tempone, addetto stampa della Sagra del Fagiolo. La Sagra del Fagiolo sta assumendo anche una valenza mediatica. Può spiegarci come viene data ai mass media questo momento così importante per la vita di un piccolo paese? Beh, indubbiamente la Sagra del Fagiolo, ormai siamo alla numero 20, ha assunto proporzioni fino a qualche tempo fa inesperate, perché ha superato ormai tutte le aspettative dei primi organizzatori. Ormai si contano presenze intorno ai 10.000 visitatori così in modo abituale,
La fama della sagra ha superato i confini sia comunali, regionali e nazionali. Il fagiolo di Sarconi è conosciuto in Italia, in Europa, ci dicono addirittura che sia arrivato perfino in Giappone e negli Stati Uniti d'America. Perciò la sagra naturalmente è il momento clou, è il momento trainante di tutto un lavoro che c'è alle spalle della stagione culturale. Non dimentichiamo che la sagra è il momento ludico, prettamente ludico di tutta l'attività che vede impegnata Sarconi in questi 4-5 mesi, da aprile, maggio fino ad ottobre. In pratica la sagra è il momento in cui si presenta, diciamo così, ai potenziali utenti, ai potenziali consumatori, il prodotto finito. In questo momento si è giunti, dopo anni e anni di dibattiti in cui si è dibattuto di virosi, di micosi, di migliorare il modo di coltura, di incrementare il prodotto, di cambiare il modo di irrigazione, di far capire ai nostri coltivatori che piantando ecotipi diversi e più produttivi, migliorando la qualità dell'irrigazione, si poteva avere una resa del fagiolo certamente superiore. Allo stato attuale eravamo a circa 700 ettari coltivati nel comprensorio del consorzio. Dati di questa mattina di Bosco Caldo ci dicono che questa superficie si è ridotta all'incirca 200 ettari. Questo fatto, che io ritengo positivo, questa scrematura che si è verificata negli imprenditori, perché attualmente a coltivare i fagioli sono solamente, mi dicevano a Sarconi, 15 aziende agricole. Perciò questa scrematura ha portato a far sì che fossero solamente dei produttori che lavorano, che sono altamente qualificati, perché fino all'anno scorso, due anni fa, si diceva che solamente il sindaco, il prete e il medico non coltivassero fagioli a Sarconi. Tale fatto ha comportato un arrivo sul mercato di prodotto non totalmente competitivo, creando un abbassamento dei prezzi che ha comportato un'inevitabile scrematura della partecipazione alla produzione, perché l'abbassamento dei prezzi ha fatto sì che i dilettanti, che lo facevano così per un periodo, così proprio per hobby, per avere quella rivalsa monetaria così momentanea, si sono tolti dal mercato, lasciando solamente i professionisti. Perciò dicevo, la sagra rappresenta il momento clou, la presentazione efficacissima da quanto possiamo vedere nelle due sere del prodotto fagiolo. Si sta cercando Bosco Caldo, l'azienda Alsia, assieme al comune di Sarconi, al consorzio di tutela, hanno predisposto un progetto tendente, perché può sembrare strano, ma da 5 anni che il fagiolo di Sarconi ha ricevuto l'indicazione geografica protetta, non è stato venduto un solo chilo con il marchio IGP proveniente da Sarconi. Perché? Perché c'è una certa, nei nostri coltivatori da sempre, è insita una certa forma di ritrosia nel fare delle cooperative, che ha comportato la disgregazione della commercializzazione, favorendo soprattutto i commercianti napoletani, siciliani e compagnie che venivano a ritirare il fagiolo. Infatti si parlava stamattina di prezzi a chilo venduti al nord Italia di 45.000 lire al chilo del fagiolo, mentre qui nei terreni massimo li ritirano a 1.500 lire. Invece questo progetto che l'Alsia e il Comune, Consorzio e Bosco Caldo stanno predisponendo è mirato soprattutto a far sì che il fagiolo di Sarconi sia venduto come fagiolo di Sarconi, confezionandolo, marchiandolo con il prodotto di IGP, identificando il terreno da dove viene, identificando il seme con cui è stato messo a dimora, e identificandolo soprattutto come nicchia, come comune di Sarconi, come comprensorio del consorzio di tutela, che racchiude 12 comuni della comunità montana della Valle dell'Agri. L'Alsia metterà a disposizione i tecnici assieme a Bosco Caldo, unitamente a dei macchinari. Il comune ha già aderito formalmente al progetto
rendendo idoneo un locale in cui saranno confezionati tutti i fagioli. Partirà a breve la sperimentazione, chiaramente con un limitato numero di produttori per verificare la convenienza soprattutto di costo con ricavi, sperando che questo ulteriore sforzo serva soprattutto a incrementare, a far sì che il fagiolo di Sarconi possa avere sul mercato la giusta valorizzazione. La sagra a questo serve, la sagra serve a presentare il prodotto, ne parlano giornali, carta stampata, siamo riusciti a farci stampare su un quindicinale Buona Cucina, siamo riusciti ad ottenere un inserto dedicato ai fagioli di Sarconi, il giornale di oggi ne parlano, la RAI ne parla spesso, la TV digitale Rai Sat ne parla spesso, trasmissioni specialistiche come Leonardo e Marco Polo ne parlano spesso, perché il fagiolo di Sarconi, in barba a quanto ne pensiamo noi di Sarconi, che non riusciamo, forse ancora non siamo riusciti a renderci conto di questa potenzialità, però solo cooperando almeno per la commercializzazione, perché purtroppo pure l'orografia del territorio di Sarconi, che è altamente frammentizzata come terreni fino a qualche tempo fa, non ha permesso di giungere con i mezzi per lavorare dappertutto, almeno dicevo come commercializzazione si riesca a creare questa forma cooperativistica e con la collaborazione di tutti i tecnici si riesca ancora di più a incrementare non la produzione ma a renderla effettivamente IGP così come ci è stato concesso, in modo che il gioco vale la candela. Se come dicono, da un ettaro di fagiolo si riesce a ricavare attualmente un 10 milioni se l'annata è buona, sfruttando al massimo le potenzialità si può giungere a una forma di guadagno altamente remunerativa. Ringraziamo il signor Tempone, l'ha detto stampa, per la sagra del fagiolo, per la sua esauriente risposta. Buonasera sempre dalla sagra del fagiolo. Abbiamo qui con noi un rappresentante dell'amministrazione comunale, l'avvocato Carlo Delfino, al quale rivolgiamo la solita domanda su come prevede che possa andare questa sagra e quali sono le aspettative. Ormai la sagra è diventata una vera e propria realtà, una grande e bella realtà del nostro comune. Il fagiolo IGP ormai è diventato, diciamo, una sorta di identificazione per il popolo di Sarconi. Adesso grandi passi sono stati fatti fino ad ora, grazie anche all'impegno dell'amministrazione, del consorzio di tutela, che quest'anno con una presa di coscienza è riuscito ad essere il vero anche protagonista della sagra, e inoltre non per minore importanza ma anche perché hanno soprattutto sostenuto nelle scorse edizioni la sagra, il circolo Acli e la Prologo, che ogni anno si profondono il loro impegno per una migliore riuscita della sagra stessa. Per quanto riguarda la sagra di quest'anno, pensiamo di poter, posso dire, anzi tranquillamente, anzi mi spero tranquillamente, posso dire tranquillamente che saranno raggiunti i livelli e superati i livelli degli anni passati, anche perché l'organizzazione sembra aver raggiunto e sembra poter rispondere in maniera ottimale a quelle che sono le esigenze e le richieste di una utenza che va ogni anno aumentando sempre di più. Per quanto riguarda il mercato, ripeto, il consorzio ha assunto adesso un ruolo da protagonista, adesso è quasi una scommessa che deve fare assieme all'amministrazione, quella di poter inserirsi nel mercato ed avere e occupare il ruolo che le spetta e che il fagiolo di Sarconi, il fagiolo IGP è riuscito a conquistarsi in questi anni. Quindi un augurio al consorzio di tutela, all'amministrazione, dal fagiolo IGP, che possa aggredire il mercato e occupare sempre maggiore spazio. Quindi il mio augurio è quello di poter avere un prodotto che possa sempre più rappresentare Sarconi in regione, in Italia, in Europa e perché non nel mondo. Bene, anche noi ci uniamo agli auguri con la speranza che queste due serate possano essere veramente il trampolino di lancio per questo nostro prodotto in maniera definitiva. Continueremo sempre con queste interviste. Grazie. È qui che ha inizio l'itinerario gastronomico culturale della Sagra del Fagiolo. Possiamo vedere Sarconi, 18-19 agosto, Sagra del Fagiolo.
Oui. Voilà, tutto bene. Ciao. Bene, tu? Ecco, siamo in compagnia di un gruppo musicale. Da dove venite? Montemurro. Montemurro. È la prima volta che partecipate alla sagra? È la prima volta che partecipate alla sagra? Sì, è la prima volta che musicalmente sì. E che cosa proporrete in questa serata? Varie musiche lucane, soprattutto, e qualcosa di più. Siamo nei locali che ospitano l'agriturismo Il Fagiolo d'Oro. Siamo qui col titolare dell'agriturismo di Maria Antonio, che sta preparando un piatto tipico della tradizione sarconese, la zuppa di fagioli, zuppa rifasuli. Adesso vogliamo chiedere al signor Di Maria come si cucina, da che cosa è composta questa famosissima zuppa di fagioli. La zuppa di fagioli è composta di... prima si cuociono i fagioli, dopodiché si fa un preparato di cipolla, sedano e olio, e con del pomodoro. Si fa soffriggere per bene e dopodiché si mescola con i fagioli e si dà, è pronta la zuppa di fagioli. Sotto vanno messi dei tozzetti di pane o va servita solo? Sotto, quando si serve con dei pezzetti di pane, possibilmente brustoliti, per poi degustare molto di più il sapore dei fagioli. Noi possiamo assicurarvi che il piatto è perfetto. Grazie. Ed eccoci all'unità dei sapori, all'unità gastronomica, veramente importante ed interessante. Qui siamo alla pizza al fagiolo. Un prodotto napoletano come la pizza, un prodotto italiano per eccellenza, che si mischia ad un prodotto locale, un prodotto italiano, ad un prodotto che sta assumendo una valenza maggiore, il fagiolo. Possiamo vederne qui la preparazione nei forni, nei tradizionali forni a legno, anche se sono messe in una piazza del paese. L'ambiente ci sembra veramente quello di un rione napoletano. Ecco la preparazione, veramente un angolo interessante del nostro paese. Sì, però ci viene il lei di devi cambiare per forza. Però non ho le 1000 lire. Chi riprende? Non ho le 1000 lire. Metti 4000 il piatto, 3000 lire il piatto, 3000 lire il piatto, no, 4000. Senza pane, carino. Tutte e quattro senza pane. No, ma prendiamo il pane. Sì, ma è chiaro. Allora, senza pane? Sì, io sto a parte. Voi dove ci avete? Sono in più. Grazie. Senza pane, sempre senza pane. Sì, senza pane, sì. Sempre senza pane. Il bicchiere è vuoto, lo so, però è vuoto, sì. E c'è la picciola poi. La potenza. Tanto viene. Giruzzo! Francesco! Carganelli! Carganelli! Qua! Oh, rammelo poco il Carganelli! Aspetta! Salutate tutti! Fermi! Tu non lo Mamma mia, mi dà l'arma, l'hai capace! Sorridi un po', dai!
ricordi. No, solo presenti. Sì, no. Io vado. Ti raccomandare.